Salve a tutti ragazzi, posso qua che non lo faccio dopo, ok. E benvenuti in un nuovo video, sempre dal divano, sempre con la stessa maglietta, perché sono dei video registrati di fila, ormai l'avete capito. Rinnovo quello che ho detto, mi sembra, nel primo video: il mio collega non c'è, sia sulla rubrica della cucina, sia su questo, non c'è perché è estate, siamo estremamente impegnati. Io sto scrivendo la tesi, lui è impegnato per i fatti suoi, e giustamente non riusciamo a conciliare le giornate e registrare. Detto questo ragazzi, partiamo con questa nuova rubrica che è dedicata all'integrazione. Ritorno a dire quello che ho detto fino adesso: io non sono un nutrizionista, non sono un dietologo, non sono un dietista, sono una persona che si allena, laureata in scienze motorie, in scienze dello sport ad Urbino, LM68, e ho solo studiato da autodidatta, possiamo dire, per me stesso, l'integrazione della nutrizione sportiva. Naturalmente nel corso di studi che vuoi li approfondisci in biochimica, in tossicologia degli alimenti o comunque anche in tossicologia dei farmaci, quindi anche in farmacia e quant'altro, approfondisci quello di cui stiamo parlando, ma non posso entrare troppo nello specifico. Quello che vi farò vedere oggi, come su questa serie di video, che non so quanti siamo oggi, mi sembra che è il quarto, sì, perché là c'ho quelli accantonati, quelli che ho già fatto, dietro di voi c'ho proprio, sembrano soldatini, quelli che dovrò fare. Oggi parleremo di un altro tipo di integratore che viene anche questo, come BCA, un pochettino discusso. Io devo essere sincero, ne faccio, possiamo dire, largo uso, perché me lo richiede il tipo di vita che faccio, e della creatina. Prendiamo la creatina della Crea Powder con il marchio registrato CreaPure. La creatina è una proteina che trattiene, comunque promuove la ritenzione idrica buona, quindi ritenzione idrica intracellulare, quindi crea poco di gonfiore, ma niente di così evidente e eccessivo, come ho sentito dire che sembra anabolizzato certe volte. Non è vero, ma una cosa estremamente importante è la questione energizzante. Sappiamo tutti che praticamente la fonte principale di energia è l'ATP. L'ATP che viene formata praticamente dall'unione di adenosina con tre catene di fosfato. La creatina è uno dei precursori principali da cui ricavare il fosfato per formare l'ATP. Per le nozioni biochimiche, se volete spiegarvi come e perché avviene questo, possiamo sentirci sulle pagine Instagram e Facebook, perché è molto più dettagliato di questo l'argomento. Molti ho sentito dire che insomma, in diversi casi, no, la creatina è doping, la creatina è doping. La creatina non è doping. La creatina è una proteina che si trova anche in tantissimi alimenti, ed è una proteina che chi fa attività fisica intensa, secondo me, dovrebbe implementare. Le dosi giornaliere qua sono scritte fra i 3 e i 6 grammi giornalieri. Questi in particolare sono 3.4 grammi giornalieri. Allora, io ormai l'ho detto più e più volte, peso 106 kg. 3 grammi di creatina su 8 allenamenti a settimana, di 2 ore e mezza l'uno, io neanche li sento. Non perché sono un superuomo, non perché sono chissà che cosa, ma perché io faccio un tipo di attività prettamente sulla pesistica, ok? Quindi ideale per chi assume questo tipo di integratore, non Yamamoto, ma comunque la creatina. In più faccio anche football americano, football che è un'attività che viene protratta per più tempo, è vero, ma è caratterizzata da esplosioni e da contrazioni di non più di 10 secondi, 15 se sono azioni particolarmente lunghe. In più gioco a linea, quindi potete ben capire che cosa voglia dire, praticamente non ti muovi. Chi conosce un pochettino le basi del football americano, e avremo modo anche di parlare di questo, capisce che le linee si muovono poco e nulla. Ecco perché sono parecchio cicciuto. E cicciuto, alias, vuol dire tradotto,
appannato, possiamo dire. Io ne assumo circa 15-20 grammi a secondo delle giornate. Questa è senza sapore. A differenza della glutammina che abbiamo fatto lo scorso video, è un pochettino, è una grana leggermente più grossa. Potete vedere. La glutammina invece c'è una grana molto più fina, non dico neanche quello che sembra perché potrebbero censurarmi il video. Io su questa devo essere sincero perché l'ho consigliata ad altri ragazzi, se seguite, ci seguite anche sulla pagina di InSport, vedete è anche il team InSport, io l'ho consigliato questo sul team InSport, a parecchi del team InSport, e devo essere sincero, si sono trovati tutti molto bene. È una creatina che dà un po' di pump, un po' di effetto volumizzante, ma nulla di eccessivo, devo essere sincero. Io almeno l'effetto pump volumizzante non l'ho notato, però prima dell'allenamento e post workout, devo essere sincero, ho sentito una piccola ricarica di energia, contando che poi viene abbinata anche a degli zuccheri, magari sarà stata quella, non lo so. Io sinceramente mi sono trovato bene. Molti dicono la creatina sono soldi buttati. Non è vero, sono soldi buttati per chi si allena forse un'ora per quattro volte a settimana e fa degli esercizi di cacca, li fa pure male, non si allena al limite delle proprie potenzialità. Posso garantire che se ti alleni veramente, ti rompi il culo in palestra, un piccolo supplemento sia in palestra che in campo, un piccolo supplemento energetico può essere veramente veramente d'aiuto. Ragazzi, questo video finisce qua, posso anche questo, ricordiamo che io faccio vedere i barattoli della Yamamoto che si trovano praticamente su Upstream, ma non siamo assolutamente affiliati con loro, non ci pagano, non ci danno una lira, però io ci tengo a portarvi dei contenuti quantomeno di qualità, anche per far vedere comunque la roba buona. Naturalmente ci sono marche ancora più buone che si possono trovare comodamente in giro. Io però vi dico, rapporto qualità-prezzo, queste sono le migliori. Il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto. Se avete le perplessità, se avete dei dubbi, lasciate un commento oppure ci scrivete sulle nostre pagine Instagram o Facebook, che siamo, dove siamo assolutamente attivi. Troverete un sacco di novità anche là. E vi raccomando, lasciate un like, attivate la campanellina e buon allenamento da InSport. Ciao!